Un buongiorno agli amici di Ant.it e un buongiorno e un bentornato degli amici, uno in particolar modo Pasqualino Piunti, entrambi consiglieri di Forza Italia, Pasqualino Piunti e Pierluigi Tassotti. Anche Pierluigi Tassotti l'abbiamo un po' pregato e ripregato, finalmente questa mattina è venuto a trovarci. Pasqualino, buongiorno, so che hai portato diverse cose, ma grazie a voi per l'invito. No, hai avuto un tuo collaboratore, hai voluto farci la relazione di quel primo incontro che hai fatto a Calabresi. Vedo che ne stai preparando un altro per il 28, quindi per domani. Diciamo, stai attivo su tutti i fronti. Sicuramente lo sta facendo anche per Luigi, perché l'abbiamo chiamato. Perché la famosa storia dello stadio, cioè, se uno non la vive e non l'ha vissuta, non tutti l'hanno capita appieno. Adesso c'è questa, diciamo, questa situazione abbastanza buona col presidente Fedeli, sembra che va bene. Quindi anche la piazza si vorrebbe augurare che il tutto finisse nel migliore dei modi. Pasqualino. Sì, è l'augurio e l'auspicio, ma mentre gli altri stanno cercando, nonostante i proclami di amore senza fine verso i colori rosso-blu, stanno cercando invece di minare ancora una volta quello che è un progetto vincente del presidente che sta dando dei risultati, nei fatti dico questo, noi continuiamo con il nostro lavoro, un nostro lavoro che riguarda quella commissione che è stata voluta solo ed esclusivamente per farla poi implodere, parlo del sindaco in prima persona, certo. Mentre invece il buonsenso e il lavoro certosino della commissione stessa presieduta da Tassotti alla fine ha portato a sapere che cosa, che noi avevamo ragione per quanto riguarda tutte le eccezioni che avevamo fatto e non ultimo, diciamo, quella proposta fatta sempre dal presidente Tassotti in consiglio comunale a dicembre, quando dicevamo guardate che qui se non mettiamo, diciamo, fine a questa situazione per quanto riguarda il ristoro alle ditte, rischiamo di allungare ancora più i tempi. Il TAR ha dato ragione in pieno a questa ipotesi, a questa linea. Mentre invece ancora oggi vediamo che l'amministrazione comunale, invece di affrettarsi con i tempi, perché a 30 giorni poi dopo diventano 90 per portare a termine quello che il TAR ci dice, no, sta cercando ancora una volta le giustificazioni con delle veline alla stampa, smentendo in qualche modo anche ciò che dice un tribunale amministrativo regionale. Quindi siamo di fronte a persone che sono, diciamo, nella migliore delle ipotesi, irresponsabili. Quindi speriamo ancora una volta, con il lavoro che è stato fatto e con il pungolo che la minoranza giustamente deve dare, di portare la parola fine, di far vedere la parola fine a questa querela, ma per il bene della città, dei tifosi e della San Martese stessa. Grazie, un attimo, poi torniamo con te. Volevo sentire un attimo Pierluigi, se gli passi il microfono. Ecco Pierluigi, buongiorno a tutti. Una bella disamina, anche perché ce ne parlò tempo fa, però aspettavamo te perché giustamente tu sei stato uno dei promotori insieme ad altre persone per far sì che la città sapesse e capisse il problema. Ti sei portato una serie di documenti che se li leggi tutti facciamo infatti, vorrei che facessi una sintesi anche perché quello che ha detto Pasqualino è abbastanza reale e attivo, la risposta del TAR, quindi cos'altro aggiungere? È stato conciso, io scinderei questo aspetto in due cose molto ben distinte. La prima è il lavoro della commissione, che è finito. È stato un lavoro durato quasi un anno, anzi forse anche più di un anno, ostacolato in tutte le maniere, in tutti i modi, dal sindaco in primis e dai consiglieri di maggioranza successivamente. Noi comunque abbiamo portato a termine un lavoro rilevando alcune criticità. È chiaro che noi non ci arroghiamo la presunzione di dire che abbiamo ragione su quello che abbiamo trovato, certo, e riscontrato, certo. Però visto che il Presidente del Consiglio non ci ha dato la possibilità poi in seguito di illustrare questo lavoro come avrebbe dovuto fare in Consiglio Comunale, abbiamo mandato tutto il faldone agli organi competenti, certo, quindi le Corte dei Conti, TAR e Procura. E ora saranno loro a verificare se quello che abbiamo detto noi, abbiamo riscontrato noi, è vero, oppure se il percorso che il Comune, che l'amministrazione ha effettuato è stato regolare. So, sempre per sentito dire, che in comune
c'è la Guardia di Finanza che starebbe appunto indagando su questa, anche su questa storia. Su questa storia. Io questo l'abbiamo saputo sempre per vie traverse, comunque sembrerebbe che stiano indagando su questa storia dell'appalto dello stadio. Quindi io su questo lascerei che il decorso lo faccia la giustizia, certo, e gli organi, certo, competenti. Noi, cioè, i tempi non sono stretti, però ci si sta lavorando. Noi abbiamo riscontrato alcune criticità, certo. Crediamo di avere ragione, chiaramente non ci arroghiamo il diritto, la presunzione di dire che è certamente giusto quello che abbiamo detto, però insomma abbiamo rilevato delle criticità che avremmo voluto portare a conoscenza della città e dei consiglieri comunali tutti. Non ce n'è stata data la possibilità e quindi abbiamo percorso altre strade. Questo è il primo fatto, vedremo poi quello che succederà. La cosa invece che mi fa sorridere è la reiterazione del reato, diciamo, perché a distanza di un po' di tempo, a metà dicembre del 2014, quindi stiamo quasi a un anno di distanza, esatto, l'amministrazione riporta in consiglio una delibera dove praticamente, siccome era stata tolta la concessione alla San Mettese Calcio, riaffidano per 25 anni l'uso del fotovoltaico a una ditta privata, ok? A fronte di questo uso di 25 anni del tetto fotovoltaico, questa azienda praticamente transa con 6 ditte. Tenete presente che, vabbè, per farla breve, i debiti che ammontavano delle vecchie ditte erano circa 950.000 euro. Esatto, okay? Ci ricordiamo, sì. La ditta che entra in questa convenzione di 25 anni, ok, si fa carico di metà debiti, quindi circa 450.000 euro. Quindi okay? Quasi la metà. Sì, tenete sempre presente anche un'altra cosa. Qui chiaramente lo dico, è una mia riflessione, però va detta, perché questi 450.000 euro che loro transano non li tirano fuori, perché ne tirano fuori sì e no 150. Gli altri 300 sono di un paio di ditte che stranamente transano a zero. Tutto lecito, se tutto lecito va benissimo, certo. Però a pensar male a volte ci si azzecca sempre. Stranamente, queste ditte, queste ditte hanno vinto degli appalti in cantieri di San Benedetto. Vabbè, comunque questo, se è tutto lecito va benissimo, ok? È una coincidenza, una strana coincidenza, però incredibilmente queste ditte che transano a zero vincono degli appalti in cantieri importanti in città. Va bene. Quindi rimangono fuori altre 6 ditte, certo. 6 o 7 ditte, se non ricordo bene. Noi che facciamo in Consiglio Comunale? La cosa più normale, che ci sembrava palese che fosse una delibera zoppa, chiediamo al sindaco di modificarla e di inserire nel corpo di delibera che la ditta che si farà carico di transi con tutti, certo. Poi magari sembrava transa zero con tutte le altre, certo. Magari, cioè, però che transi con tutti le ditte, non solo con 6, perché era palese che le altre 6 o 7 ditte che rimanevano fuori da questo accordo si sarebbero fatte rivalere, per cui, certo, ce n'era uno oltretutto non, certo, di San Benedetto, certo, la schidata, che era quella che vantava un credito maggiore, figurati se non si sarebbe fatta viva. Non si tratta di essere gufi, come dice il sindaco, si tratta di essere, diciamo, un ragionamento normalissimo, certo. Se io ho un debito, venga a sapere domani che tu avevi un debito insieme a me e tu a te ti hanno pagato, a me no, è normale, uno fa rivalere i propri diritti, certo. Quindi chiediamo di inserire nel corpo di delibera che tutte le aziende dovevano transare con questa società, o perlomeno chi aveva gli atti per poterlo fare. Chiaramente ci viene risposto picche, oltretutto nell'emendamento noi mettiamo anche che la messa a norma dello stadio deve essere completata anche da questa azienda. Certo. E la messa a norma dello stadio si intende non solo i 100.000 euro che loro hanno speso per terminare il collaudo, che comunque ancora non è ancora stato fatto, ma si parlava anche dell'illuminazione dello stadio, che è fondamentale. Perché questa società finalmente seria, un presidente serio, un gruppo serio, ha delle idee abbastanza chiare. Cioè, noi non possiamo lasciarci sfuggire questa ennesima occasione. Allora, prossimo anno tocchiamo ferro, se vinciamo il campionato,
abbiamo bisogno di illuminazione a norma, certo. E noi non ce l'abbiamo. Esatto. L'illuminazione a norma incide non meno di 150.000 euro. Ora, io non è che ce l'ho, cioè, questa è una delibera che va assolutamente a favore del privato e non dell'ente pubblico. Certo. Io non è che ce l'ho col privato, ci mancherebbe, però è anche vero che questa azienda c'ha un contratto di 25 anni e beneficia di introiti, si parla di circa 400.000 euro all'anno di entrate del fotovoltaico, certo, dell'energia. Certo. La San Mettese da questo che ricava? Niente. Zero. Esatto. Allora mi sembra una cosa anomala che comunque un'azienda che guadagna nello stadio non riversa niente alla San Mettese. Ti faccio una domanda, ecco, di questa cosa l'attuale proprietà Fedeli ne è al corrente? Guarda, Fedeli sì, ne è al corrente sicuramente per sentito dire, però lui ancora non si è intromesso in questo discorso e ha fatto benissimo. Certo. Ha fatto benissimo perché lui sta seguendo la parte sportiva con ottimi risultati e deve continuare a farlo. È chiaro anche, che perché, lui... anche perché so che lui il progetto che ha portato a San Metto non è di un anno ma minimo di 3 anni. È chiaro che a lui il prossimo anno con la promozione... in tasca, speriamo, stiamo toccando ferro, il comune dovrà dargli lo stadio a norma, certo, agibile, certo, con le luci con a norma, con capienza maggiore, quindi lui, cioè, non è che questo poi è una cosa che compete a no, anche perché non Fedeli. È una struttura che si porta via, cioè lui sta attento anche perché mi sembra aver capito che loro hanno anche una struttura che vorrebbero organizzare degli eventi, sì, esatto, estivi, tipo, esatto, amichevoli, esatto, concerti, se quindi, ne parlava già da anni, certo. Quindi sa, finalmente c'è qualcuno che può anche trarre un po' di reddito dallo stadio per magari giustamente per scorporare un po' di spese della San Mettese, certo, perché insomma che è un campionato questo che comunque io ci sono passato, cioè un campionato a vincere la San Mettese costa non meno di 800-900.000 euro. Però a sentire anche insomma Palladino e qualche altro, il presidente non sta a far caso alle spese, i giocatori, certo, tutto lo staff lo fa stare bene purché ci siano i risultati, cioè è un po' l'opposto di Monetti che cercava insomma di risparmiare il più possibile, quindi no, sotto questo aspetto non ci sono problemi. La fortuna che questo presidente avrà a che fare con questo sindaco per ancora pochi mesi, esatto, perché altrimenti se uno pensa al passato, insomma, qua di gufi ce n'è uno solo. Sì, esatto. Vabbè, grazie Pierluigi, abbiamo cercato di far capire che noi ci auguriamo che insomma gli organi competenti facciano chiarezza, perché tutta questa serie di cose, quindi abbandoniamo momentaneamente lo stadio sperando se ne venga a capo Pasqualino, perché stamane io volevo anche per presentare questo evento che sì, farai. Questo lo farò con piacere, però volevo, perché ha fatto una considerazione molto intelligente politicamente Tassotti, quando sottolinea noi non siamo noi siamo liberali e liberisti, quindi il privato per carità è un interlocutore privilegiato, certo, laddove non ci sono risorse, ma ricordiamoci che nel 2010 e l'abbiamo votato anche noi, il Consiglio Comunale votò una delibera per il fotovoltaico allo stadio per favorire la San Benedettese, certo, e invece nei fatti è stato favorito il privato, sì. Allora il privato in questo caso è tenuto a sanare una situazione del genere, perché se la San Benedettese prende 0 euro, il comune 8.000 euro l'anno, quindi la carità, il privato che ne incassa 400.000 esentasse è tenuto a mettere a norma lo stadio, esatto, e a sanare i debiti, certo, così dice il contratto. E un sindaco che non è garante del beneficio pubblico, inteso come spese per i cittadini, documento per la San Benedettese Calcio che vince sul campo, retrocede di fatto, soprattutto per questa, certo, situazione, e che non riesce a cogliere l'occasione e l'opportunità di avere un presidente che dice lui all'amministrazione cosa si deve fare, quindi con uno stadio a norma noi potremmo quest'estate anche risolvere il fatto del grande evento, certo, grazie proprio ai privati, i privati intelligenti e di buona costanza, e di buon cosa senso, che invece non è avvenuto nell'interlocutore politico. Ha ragione Tassotti, qualunque sia l'interlocutore, non che magari dobbiamo essere noi, ci auguriamo di essere noi, ma chiunque sia tenga presente questa opportunità, e mi scuso se ho fatto questa chiosa, perché come diceva Pierluigi è giusto sottolineare, certo, quante opportunità noi stiamo perdendo.
Per chiudere, Pasqualino, ecco, giustamente hai fatto quell'evento al Calabresi, quest'altro che presenti, anche perché attualmente si sta un po' sulla corda, i tempi stringono, stiamo quasi a fine anno, è giusto far sapere sì, alla gente no, quelli guarda, che potrebbero essere i cambiamenti della città. In due parole, i partiti stanno ragionando perché sia a sinistra che a destra le coalizioni devono trovare la quadra, devono chiudere i cerchi. I tempi della politica non si combaciano con le esigenze dei cittadini, certo. Quindi io sto facendo un lavoro, d'accordo con i miei colleghi, di portare avanti il programma partendo dalle criticità. Quindi il 31 di ottobre io ho avuto una larga risposta da parte della società cosiddetta civile in un incontro al Calabresi, dove mi sono limitato proprio a fare l'elenco delle criticità perché certo, le abbiamo vissute certo, e le abbiamo certo. contestate. Poi dopo la protesta viene la proposta, quindi domani, ad un mese esatto, da quell'incontro cominceremo a parlare di ciò che abbiamo fatto, di cosa stiamo facendo. Stiamo facendo cosa? Stiamo coinvolgendo i cittadini. Quello che si dice sempre, ma non si fa mai. Quindi io lo voglio fare praticamente. Ho chiamato anche delle associazioni, abbiamo aperto dei tavoli tematici e su quei tavoli qualunque portatore di interesse può intervenire e fare la proposta. Poi le integreremo con quelle che sono le nostre e la nostra visione della città. Questo vuol dire coinvolgimento, questo vuol dire dare una risposta concreta. Poi dopo vedremo se questo lavoro verrà apprezzato nel momento in cui si andrà a votare. Ma a noi interessa comunque partecipare ad un discorso di ridare alla città il suo ruolo che è stato perso in questi 10 anni di pressappochismo e soprattutto di poco amore verso la città. E con queste parole possiamo chiudere. Io vi ringrazio anche perché il nostro salotto è sempre a disposizione degli amici, ma in particolare dei politici, perché ormai il tempo stringe, quindi quando volete portarci altre testimonianze sempre ben accetti. Grazie Pasqualino, grazie Pierluigi, e con l'augurio, ecco, questa storia, come dicevi tu, che piano piano insomma la giustizia riesca a farsi carico e far sapere alla città di che morte deve aver visto stadio. Grazie, in bocca al lupo per tutto, grazie a voi per l'ascolto.